Il giudice della Corte Costituzionale Franco Modugno, qui all'Aula Magna del Convitto Melchiorre Delfi, con una lezione agli studenti sulla Costituzione. In particolare sulla dignità, sul concetto di dignità e sulle applicazioni di questo concetto, no? E allora poi vuole sapere ancora? Com'è andata questa lezione e soprattutto ha spiegato ovviamente il concetto di dignità nella Costituzione, ma anche che cos'è la Corte Costituzionale. Ah certo, anche che cos'è la Corte Costituzionale, in che senso la dignità, che è una qualità, è la qualità essenziale della persona, è al centro della Costituzione e quindi diventa il principale scopo di tutela anche da parte della Corte Costituzionale, che è stata istituita proprio per applicare la Costituzione. Ho fatto anche presente come la Corte si sia negli ultimi anni, specialmente dopo le due ultime presidenze, si sia aperta proprio alla società per far conoscere non solo se stessa, che pure è importante, ma far conoscere la Costituzione e il nostro ordinamento, perché purtroppo un ordinamento che dal 48, no, ci governa e che invece non Pochi la è. conoscono. Eh? Pochi la conoscono la Costituzione. Appunto, poi la conosco, sono anni, 48, quanti anni sono passati? Siamo un po' passati. Un bel po' di anni. Un bel po' di anni. Quindi noi, questo è un po' lo sforzo che ha voluto fare, specialmente negli ultimi decenni, insomma negli ultimi due mandati presidenziali, ci siamo un po' aperti alla società per farci conoscere, ma soprattutto per far conoscere la Costituzione. Agli Bene. studenti che ho appunto questo ciclo di Studenti incontri. e quelli che cominciano a entrare nella vita e quelli che purtroppo hanno fallito nella vita, cioè studenti e detenuti.